Ciao fanciulli di Screen Week, bentornati ad una nuova puntata di Te lo dico io, la vostra pillola settimanale sulle nuove uscite cinematografiche. Questa è una settimana bellissima, inizia ad esserci aria d'estate, pensate un po' che anche a Londra è arrivato il caldo. Il fatto che poi non si sappia per quanto durerà è un altro discorso, ma è una settimana importante anche e soprattutto per le uscite in sala. Finalmente, dopo un anno di attesa, diversi trailer, anticipazioni, news e foto dal set, arriva al cinema quella stragnoccolona di Wonder Woman, cover story del nostro Te lo dico io. La bella Diana, principessa delle Amazzoni, è cresciuta su un'isola che sarebbe il sogno di qualsiasi uomo, a riparo dal mondo esterno e coccolata da sua madre, che è la regina di Gnoccolandia, appunto. Ma se questo vi fa pensare che la povera Wonder Woman non se la sia dovuta sudare, vi sbagliate, visto che era la principessa, ha subito anche un po' di mobbing. E l'allenamento per diventare una combattente invincibile gliel'hanno fatto sudare. E lei ha dimostrato a tutti che non è una principessa a caso, ma anzi ha anche i superpoteri. Ma quando sull'isola paradisiaca giunge un pilota americano, costretto ad un atterraggio di emergenza, lei scopre che al mondo c'è la guerra e non può fare finta di niente. Così prende baracca e burattini e decide di andare nel mondo insieme all'affascinante pilota per combattere la crudeltà. Armata di spada, scudo, lazzo e tiara, si ritrova nella Londra degli anni 40, pronta a combattere e diventare Wonder Woman una volta per tutte. Al di là del fatto che la supereroina abbiamo già avuto modo di vederla in Batman contro Superman e apprezzarne il fisico statuario, Gal Gadot sembra essere il mix perfetto fra femminilità, bellezza, fascino e cazzotaggine per interpretare un ruolo del genere. Al suo fianco hanno scelto un attore anche lui molto brutto, come appunto Chris Pine. Sfido chiunque di voi a non decidere di lasciare un'isola popolata da donne per seguirlo pure in mezzo alla guerra. Dai su. Nel cast anche la bellissima e divina Robin Wright, dalla quale mi aspetto grandi cose. Anche perché, come sempre, quella donna sa dare una pista a tutti. Vi pensavate che la sorpresa delle uscite di questa settimana fosse tutta per Wonder Woman? E invece vi sbagliavate, perché al cinema questa settimana arriva anche la squadra al completo di Baywatch. Non lo so da quant'è che si parla di questo film. Sarà che seguendo The Rock sui suoi social è stato un continuo di video e foto dal set. Il trailer è divertentissimo e fa presagire un bel film calibrato fra humor e rispetto per la serie dalla quale è tratto, che oltretutto credo abbia influito su tutti noi, che almeno una volta nella vita ci siamo fatti la foto al mare stile Baywatch. Ammettetelo. Torneranno i rallenti delle corse sulle spiagge, le moto ad acqua e i salvagenti rossi. Questo è emozionantissimo. Questi Baywatch non sono mai stati solo semplici bagnini, ma dei veri e propri eroi, che salvavano la gente direttamente nelle bocche degli squali, sventavano crimini incredibili e salvavano la baia. Il caposquadra Mitch Buchanan, interpretato da Dwayne Johnson, sta addestrando nuove reclute, tra le quali spicca il nuotatore medagliato, spaccone e gaggio Matt Brody, al quale presta il volto ma soprattutto il fisico quel simpaticone di Zac Efron. E la bella Summer Quinn, che nel film è Alexandra Daddario. Mitch porterà gli aspiranti bagnini ad indagare sugli illeciti che si nascondono dietro un club esclusivo della baia, fra omicidi e traffico di droga. Il tutto in chiave demenziale e ironica, anche perché un film con The Rock è un film con The Rock. Già annunciati i camei di David Hasselhoff e Pamela Anderson. Tavolo 19 è la commedia che non t'aspetti. Una damigella d'onore viene lasciata senza troppe spiegazioni dal testimone dello sposo e suo fidanzato. Così le viene anche gentilmente chiesto di non svolgere più il ruolo di damigella. La ragazza però, non so per quale motivo, forse per farsi del male, decide comunque di andare al matrimonio. Ritrovandosi seduta al tavolo degli sfigati, in fondo alla sala, circondata da perfetti sconosciuti, tutti pieni di rimpianti e di cose da raccontare che avranno però da insegnarle qualcosa. Nel cast la deliziosa Anna Kendrick e Lisa Kudrow. Chiudiamo con un film d'autore, anche perché se non ve ne consiglio almeno uno a settimana, non sono contenta. Sto parlando di Quello che so di lei, con la suprema Catherine Deneuve.
Il film racconta la storia di un'ostetrica dotata di un talento raro nel suo lavoro, che si ritrova però in conflitto con i metodi moderni delle strutture ospedaliere, al punto da farle mettere anche in discussione il suo lavoro. Un giorno riceve però una telefonata da una persona del passato, l'esuberante e frivola amante del padre ormai scomparso. La donna la vuole incontrare, ha delle notizie per lei dopo 30 anni di silenzio. Le due donne, completamente agli antipodi a livello caratteriale e stili di vita, dovranno accettarsi e rivelare i propri segreti per iniziare un rapporto di confidenza e di amicizia che le cambierà la vita. Lo so che vi sembra una pesantata, ma date la possibilità al bel cinema, ai bravi attori e alle storie difficili di far parte del vostro bagaglio culturale. Non ve ne pentirete, sono sicura. Fanciulli del mio cuore, come sempre questo Te lo dico io finisce qui. Ricordatevi di seguire sempre Screen Week per essere aggiornati sul mondo del cinema e di non dimenticare di mettere mi piace a tutte le nostre piattaforme social. Noi ci vediamo lunedì prossimo, puntuali come sempre, per una nuova puntata di Te lo dico io. Ciao!